Ciao Dale. Ciao. Ciao Maria Paola. Grazie per essere venuta qui, Dale, a farci compagnia. Ti sei calata un po' al sud. Ho trovato anche un angelo, che è Maria Paola, il mio angioletto. E hai portato un piccolo ma grande bagaglio. Sì, il manicomio della bella folla. Da dove trae la sua origine questo libro? Questo libro, io ho sognato, mi è venuto il sogno al Danerini, qualche anno fa. Io stavo passando un periodo un po' brutto, un po' complicato, perché ricevevo molti attacchi alla mia arte, alla mia poesia, e Alda mi ha venuto il sogno, questa poetessa, questo potente d'amore, e mi ha aiutato, mi ha dato forza. Da questi incontri con la Merini, il sogno, è nato il manicomio della bella folla. Il manicomio della bella folla perché sta a significare che questo mondo, questo nostro mondo, è un po' anche un manicomio della bella folla, perché noi non è che c'è tanto amore. Tu che pensi, Maria Paola? La bella amore è una cosa bella. Maria Paola è un angelo. Pienamente d'accordo. L'amore è una cosa bella, giustamente. Ama tanto la cosa. Che ti fa sognare? Ama tanto la cosa. Però, ecco, siccome invece magari l'amore non c'è stato tantissimo, no? Perché sono tante cose brutte, allora un po' un manicomio della bella folla. Far capire che anche la condizione manicomiale di Francesca Danerini non è in realtà vero, cioè il manicomio sta fuori, non è quella situazione. Infatti io dico, il manicomio della bella folla è la propria innamorata, perché invece le persone come Maria Paola che amano, e che amano anche la poesia, amano le poesie d'amore, non fanno parte del manicomio della bella folla. E sono questi frammenti di prosa poetica, questi piccoli frammenti che io continuo un dialogo con altri. Credo non sia neanche un caso che l'editore si chiama Lirica. Bellissimo nome. Lirica Edizioni, che fece il sogno. Questa sera io devo ringraziare Manuela, Thomas, anche Maria Paola, la sorella di Maria Paola, Manuela, che ha fatto un bellissimo negozietto, soprattutto Thomas, i Cavaglioni, che sono questi dipinti che sono sparsi qui. E questa sera proseguiremo, faremo proprio una performance visiva e poetica su un montaggio, un lavoro che ha fatto Massimo Thomas, che ha diretto il laboratorio di Cavaglioni. Purtroppo stasera mancano proprio loro, i Camaleoni, ci hanno lasciato le loro opere, ma loro non sono potuti essere presenti. Ciao, mostriamo un po' di... Sì, ma sì. Ci sentiamo che siamo compagni. Io la mia storia è qua. Perché vince la squadra?